Mettiamoci seduti, intanto cerchiamo di recuperare questa concentrazione che ci serve per l'iniziale. Mettetevi sempre comode, sedute, quindi man mano che sistemiamo questa postura, cerchiamo sempre di migliorarla, no? Migliorarla che vuol dire? Che cerchiamo sempre più di tenere la schiena dritta senza doverci appoggiare con le mani a terra o sulle cosce. Ruotiamo un pochettino i piedi in modo che le cosce scendano giù, le ginocchia scendono giù e state morbidi senza troppa tensione. Basta per questo. Basta. Muoviti in bagno, aspetta che vado a chiudere, se no non ci fanno andare. Quindi diciamo, cerchiamo di mollare la tensione degli inguini, valutate se è il caso di alzare o meno la seduta e cominciamo piano piano a riprendere la concentrazione, quindi a stare con il respiro calmo, poco poco il mento indietro. Concediamoci sempre qualche istante per recuperare questa concentrazione e ascoltare cosa succede all'interno del nostro corpo, quindi non lasciamoci distrarre da quello che c'è fuori. Mentre aspettiamo le ragazze, cominciamo intanto noi a fare l'inizio della lezione con i nostri tre om. Quindi vi ricordo sempre, facciamo questo lavoro. Espirare bene, inspiriamo, perché se espiriamo profondamente lasciamo spazio per far sì che entri l'aria pulita. Quindi piano piano stacchiamo le mani dalle cosce, mettiamo le mani al petto, spingete sempre più per i palmi, ecco che arriva Sara, state lì. Ciao Saretta, buongiorno. Stiamo per cominciare, quindi mettetevi sedute senza perdere troppo tempo, che poi chiacchieriamo alla fine. Dicevo, cominciamo facendo i nostri tre om, quindi espiriamo completamente. Inspiriamo ed espirando. Espirando, lasciamo andare la testa verso le mani, sempre espirando, torso delle mani sulle ginocchia, lentamente riportiamo in sulla testa e piano piano riapriamo gli occhi. Oggi facciamo una respirazione nuova, la proviamo almeno, quantomeno per insegnarvi qualcosa di nuovo, cercando di sfruttare questa energia del sole che c'è oggi. Infatti si chiama proprio la respirazione del sole, Surya Vedana Pranayama. Si fa facendo un particolare gesto con le mani, però se vi viene difficile vi do anche l'alternativa. Prendete la mano destra. Piegate l'indice e il medio cercando di portare la punta delle dita alla base del pollice. Vengo vicino per mostrarvelo. Quindi piego indice e medio cercando di metterli alla base del pollice, ok? Le altre due dita restano così. Se questa posizione vi dà fastidio, le altre due dita dovrebbero cercare l'anulare di stare poco piegato, perché mignolo e anulare dovrebbero essere sulla stessa linea le punte, ok? Quindi
ognuno con il proprio, ovviamente, mobilità della mano. Se questo gesto vi dà fastidio da tenere la mano così, potete anche tenere semplicemente due dita lunghe, che questo gesto si fa poggiando poi il pollice su una narice, anulare e mignolo sull'altra narice. Okay? Quindi anulare e mignolo dovrebbero fare lo stesso spessore del pollice, per questo si mettono vicini. Se questo movimento della mano però vi viene difficile da tenere, c'è l'alternativa. Mettete indice e medio qui, in mezzo alle sopracciglia. Con il pollice si chiude la narice destra e con l'anulare la narice sinistra. Ok? Nel caso vi viene difficile quella posizione. Chi riesce lo fa in questo modo. Facciamo soltanto qualche ciclo, giusto per risvegliare l'energia che c'è nel canale destro, che sarebbe il canale Pingala, si chiama, ed è un'energia strettamente collegata a quella del sole. Ok? Quindi facciamo giusto qualche respiro per preparare il corpo al lavoro che faremo dopo. Siccome facciamo un lavoro addominale oggi, quindi ci serve insomma questo fuoco di energia. Ok? Quindi ognuno con la propria mobilità. Se riuscite, fate questa posizione di piegare indice e medio alla base del pollice, poggiate la mano sul naso senza stringere ancora, cioè poggiate soltanto sulle narici, sulla parte molle del naso, quindi alla base dell'osso. E cominciate un attimo a respirare, inspirare così con le narici che hanno le mani poggiate sopra. Chi non riesce a tenere questa posizione di mano, come vi ho spiegato, mette indice e medio tra le due sopracciglia, con col pollice destro sulla narice destra, con l'anulare sulla narice sinistra. Ok? Quindi ognuno con questa mobilità. Stiamo un attimo in respiro. Sempre colonna dritta, cercate di non crollare, casomai con la mano sinistra vi aiutate a stare su. Adesso delicatamente, piano piano, chiudete la narice sinistra e inspirate solo dalla destra. Tappate la narice destra, lasciate tutte e due tappate. Poi stappate la sinistra e respirate dalla sinistra. Il ciclo è sempre lo stesso. Inspiriamo a destra ed espiriamo a sinistra. Solo che prima di espirare proviamo a stare qualche secondo con entrambe le narici tappate. Ok? Piano piano di nuovo con il mio ritmo, se riuscite, se no fate di meno. Inspiro a destra, tappo la narice sinistra. Chiudo la narice destra, aspetto qualche secondo, apro la narice sinistra, espiro a sinistra. Chiudo di nuovo la narice sinistra, apro la destra, chiudo la narice destra, resto con entrambe le narici chiuse, espiro a sinistra, prendo. Ancora qualche altro ciclo. Chiudo la narice sinistra, apro la narice destra, inspiro, chiudo la narice destra, aspetto qualche secondo, apro la narice sinistra ed espiro sinistra. Cercate di percepire proprio l'aria che vi passa dalle narici, non respirate di gola, sentite l'aria che passa e spassa dal naso proprio. Chiudo la narice sinistra, riapro la destra, inspiro, tappo la narice destra, la tengo, apro la narice sinistra, espiro a sinistra. Ancora un altro paio, chiudo a sinistra, apro a destra, inspiro. Tappo la narice destra, apro la sinistra, espiro a sinistra. Ultimo, chiudo la narice sinistra, apro la narice destra, inspiro. Chiudo la narice destra, tengo, apro la narice sinistra ed espiro a sinistra. Rilassate la mano, portate la mano giù,
Inspirate ed espirate normalmente. E piano piano verso se ci riuscite, inspirando sempre tiriamo la colonna verso l'alto, all'alto, espirando mani a terra, scendiamo un pochettino con la schiena in avanti. Perché potrebbe essere che a qualcuno di voi, quando si fanno questi esercizi di respirazione, magari viene l'affanno, viene un po' il batticuore, quindi portando il corpo in avanti andiamo a rilassare. Inspirando cammino con le mani a terra, mi muovo verso il ginocchio destro, espirando cerco di andare ancora un po' più giù se riesco, non sollevate la natica sinistra. Di nuovo inspirando al centro con le mani ed espirando mi porto sul ginocchio destro, sinistro e vado giù. Inspirando torno verso il centro, espirando ritorno su. Come sempre cambiamo l'incrocio delle gambe solo per fare questa camminata in avanti. Poi mi direte dopo a fine lezione se avete avuto fastidio durante la respirazione. Inspiro, vado su con il torace, espiro, vado in avanti. Cercate sempre di scendere lunghe, anche se morbide, perché ancora il corpo è freddo. Inspiro, mi porto verso sinistra. Espiro, scendo un po' più giù. Inspiro, torno verso il centro. Ed espirando, vado sull'altro ginocchio, quindi destra. Scendo un pochino più giù. Inspiro, torno verso il centro. Ed espiro, salgo. Andiamo a sciogliere un attimo le tensioni muscolari del corpo, quindi ci mettiamo in Supta Baddha Konasana, quello con i piedi a preghiera, e andiamo giù con la colonna. Oggi vi volevo proprio consigliare, facciamo un po' un lavoro diverso, alziamo i piedi su un mattoncino, ok? Quindi sistemate un mattoncino davanti a voi e ci poggiate i piedi sopra, il dorso proprio del bilaterale, no? Del taglio del piede. Poggiatelo sul mattoncino, cercate di mettere tutto il piede dal tallone al mignolo, deve stare sul mattoncino. Porto il pubo in avanti e vado giù con la schiena. In questo modo potete stare abbastanza sicuri che il vostro lombare sta appoggiato a terra. Oggi è molto importante che vi concentrate su questo lavoro, perché siccome lavoriamo con l'addome, se tenete ben schiacciato il lombare a terra, diciamo, lavoriamo in sicurezza, altrimenti facciamo un lavoro di schiena e non di addome. Invece noi oggi vogliamo lavorare proprio i muscoli dell'addome. Con questa posizione inizialmente ovviamente andiamo ad a favorire questo lavoro perché stiamo ossigenando tutta l'area pelvica, quindi ci sosterrà e ci aiuterà negli esercizi che faremo dopo. Respirate morbide, sempre qualche istante prima nell'addome, poi se il vostro respiro è calmo cominciate a spostarlo, quindi tenete l'addome fermo e cercate di portare il respiro su nella cassa tonagica. Potete anche spostare le mani sotto i seni per avere la percezione che quando inspirate la cassa toracica si apre poco, quando espirate la cassa toracica si deve richiudere. Senza sforzare, ognuna proprio col proprio ritmo. Controllate anche il vostro collo, nel senso non irrigidite e spostate sempre un po' il mento verso il petto per allungare il tratto cervicale. Naturalmente se avete fastidio potete sollevare un po' la testa mettendo una copertina. Cercate di fare dei respiri lunghi, soprattutto in respirazione.
di sentire che anche se le cosce scendono verso il basso, qui la schiena non vi si inarca, dovete sempre stare a tenere questo obliquo bello schiacciato giù verso il tappeto. Non state contratti in modo che vi si blocchi il respiro, cercate di fare tutto molto morbido. E piano piano, delicatamente, aiutandoci con le mani, mettiamo le mani proprio sotto le cosce e ce le chiudiamo lentamente. Con i piedi stessi possiamo spostare il mattoncino di lato e restiamo giù. Schiena tutta a terra, piedi larghi contro il bacino, anzi i piedi li potete anche unire perché facciamo questo piccolo esercizio addominale. Braccio lungo il corpo. Senza inarcare la schiena, sollevo con due gambe da terra, sollevo i piedi da terra, con le ginocchia piegate. L'addome è proprio contratto per tenere la schiena in giù. 5 secondi e scendo. Prendo fiato e lo rifaccio. Di nuovo, porto le ginocchia su, senza sollevare troppo, deve essere uno stacco minimo da tutto, abbastanza da tenervi l'addome contratto. 5 secondi e di nuovo scendo. Ancora una volta, sollevo i piedi a terra. E di nuovo scendo. Adesso andiamo a provare l'esercizio provando a raddrizzare anche le tibie. Quindi inspirando, porto di nuovo i piedi alzati, porto le tibie parallele al tappetino, ascolto il mio lombare per vedere se mi sto inarcando. Se mi sto inarcando, riscendo un po' con i piedi e resto un attimo giù. Se invece mi sento che sono bella stabile, piano piano, lentamente provo ad allungare le gambe verso il soffitto, tibie dritte. Di nuovo piego e metto giù. Respiro un secondo e mi ripreparo a rifarla. Sollevo le tibie, le metto parallele al tappetino e porto su. Gambe stese verso il soffitto. Ascoltate la vostra lombare che non si deve staccare da terra. Chi ha fastidio può piegare e riscendere. Chi riesce a stare così senza problemi? Piano piano, inspirando, porta il braccio su verso il soffitto e vediamo se riusciamo a farlo senza inarcare la schiena. Portiamo il braccio oltre la testa. Qualche respiro. Su. Ora piego le braccia, metto le mani dietro la nuca. Se mi sto inarcando, sollevo la testa. Se invece riesco a stare piatta, sto giù. Lentamente scendo le gambe a 60 gradi, quindi le scendo un po'. Un paio di respiri, piano piano scendo a 30 gradi, un paio di respiri e giù a terra. Rilasso un attimo, quindi se serve mi stendo e mi allungo per dare una strecciata agli addominali e mi preparo a rifarlo.
Ecco, già penso negli addominali, più perché addosso del letto. Prima le braccia lungo il corpo, così non vi stancate troppo, solleviamo le tibie, parallele al tappetino, poi mi stendo, inspirando le braccia su, verso il soffitto, espirando, scendo con le braccia oltre la testa, quindi resto in allungamento, cerco di ascoltare la mia colonna attaccata al tappetino, dalla nuca all'osso sacro. Poi piego i gomiti, mani dietro la nuca e piano piano espirando, quindi risucchiando bene l'ombelico dentro, scendo a 60 gradi. Se sentite che vi state affaticando, sollevate un po' il torace in modo da, con la testa, in modo da annullare questo inarcamento lombare che vi viene. Lentamente scendo a 30 gradi. E giù. Molto bene. Andiamo a continuare l'esercizio addominale. Oggi facciamo un po' questo riscaldamento addominale. Piego di nuovo le gambe, mani dietro la nuca. Adesso potete vedere le gambe a larghezza bacino. Facciamo semplicemente alcuni addominali portando il corpo, quindi la testa, verso le ginocchia. Non vi alzate troppo, che non è necessario, è sufficiente fare un po' di movimento così, proprio addominale. Quindi tenete addominale stretto, contratto, mani dietro la nuca che sorreggono la schiena. Espiro e vado su. Poi scendo piano piano, accompagnate i movimenti, non mollate il corpo che non è ginnastica da palestra. Inspiro ed espirando, contraggo l'ombelico e vado su. Ancora. Inspiro, mi allungo, espiro, vado su. Ancora. Facciamolo almeno una decina di volte, quindi se siamo a tre, ancora andiamo su. Ancora 5 e giù, da giù inspiro, poi trattengo l'ombelico e vado su, espirando. Ancora 4, inspiro, espirando. Ancora 3. Ancora due. E vai, lei. Ora stiamo giù a terra, potete mettere le mani lungo il corpo, facciamo il lavoro contrario, portiamo le ginocchia verso la testa, quindi piedi tibie parallele al tappetino. Sempre tenendo l'ombelico schiacciato, espiro e cerco di sollevare un po' il gluteo portando le ginocchia verso la testa. Sollevo poco poco il gluteo, aiutatevi con le mani. Dunque, anche qui facciamolo 10 volte, ognuna col proprio tempo. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 10. Di nuovo mi stendo, allungo le gambe, allungo anche le braccia dietro, inarco volontariamente per potermi permettere la stricatura addominale, quindi mi arcate un po' spingendo l'addome verso l'alto, così si stretch l'addome. E piano piano mi ripiego, mi ruoto di lato e mi vado a sistemare la caviglia. Quindi mi sistemo la caviglia.
Sciogliamo la colonna con l'esercizio di Marjaryasana e Vipulasana, quindi inspirando in arco, espirando risucchio, anche questo è sufficiente 3-4 volte. Inarcate bene quando prendete l'aria, risucchiate tutto verso l'alto quando espirate. Uniamo i piedi, alluci uniti, gluteo che si mette sui talloni e mi allungo in avanti. Adho Mukha Virasana, braccia larghe quanto le spalle, gluteo che cerca di restare sui talloni, anche se un po' si solleva non fa niente, l'importante è che voi ci mettete la spinta come se voleste portarlo sui talloni. Se a Sara e a chiunque altro non arriva il gluteo sui talloni, come vi spiego sempre, potete fare un rotolino, una coperta e ce lo mettete dietro tra gluteo e talloni in modo che comunque il gluteo abbia un appoggio per poter spingere verso dietro, ok? State un attimo in respiro di Adho Mukha. Preparate intanto la posizione di Adho Mukha, quindi sempre controllate le vostre braccia che sono larghe quanto le spalle, aprite bene le mani. Piano piano porto il coraggio su, chiudo un po' le ginocchia, punto i piedi, espirando vengo su. Adho Mukha Svanasana. Se vi fa male un po' la schiena, tenete le ginocchia morbide come facciamo sempre e piano piano allunghiamo la gamba per volta. Tiriamo bene le gambe. Diamo qualche minuto al corpo perché si svegli. Poi chi si è già stancato può scendere e risalire. Chi invece riesce a stare così su, inspirando si porta in avanti, posizione di plank. Oggi appunto lavoriamo l'addome, quindi concentriamoci su questo plank fatto bene. Respingete con le mani il tappetino e spingete i talloni indietro. La pancia si risucchia verso il soffitto mentre il gluteo vuole scendere al tappetino. Espiro, vado dietro, Adho Mukha Svanasana, rilasso. E di nuovo, inspirando mi porto avanti. Posizione di plank. Espirando per indietro. E di nuovo, inspiro, vengo in avanti. Resisto, forte, forte. Espiro, Adho Mukha Svanasana. 4 respiri e potete andare giù. Ginocchia a terra, riposiamo le braccia, il fronte sulle mani o fronte a terra, il braccio lungo il corpo. Rilassate un attimo. Rilassate un attimo. Andiamo a prepararci adesso per fare il plank laterale, quindi se cade il collegamento ovviamente ci ricolleghiamo. Per cui appena mi sento pronta risalgo nella posizione del cane. Stendete un po' meglio le gambe rispetto a prima perché adesso in questa posizione ci servono particolarmente le gambe e i corpi.
porto la mano destra al centro del tappetino, giro il piede destro di taglio e vado a sistemare il sinistro sopra. Se non ho equilibrio, il sinistro lo posso anche mettere di dietro o davanti. Appena ho la stabilità, stacco la mano sinistra da terra e porto il braccio su verso il soffitto. Occhio che la posizione è con il fianco destro che vuole staccarsi dal tappetino. Non crollate giù, ma state su. Ovviamente, se non avete equilibrio, come dicevo, un piede può stare davanti o dietro all'altro. Inspiro, braccio sinistro scende giù ed espiro, Adho Mukha Svanasana. Andiamo a farlo sul lato sinistro, quindi mano sinistra al centro del tappetino, piede sinistro ruota di taglio, il destro si mette su, espirando la mano porta il soffitto. Tenete ben forti gli addominali, non li mollate. Inspiro, mano destra viene giù, espirando.